Questa è una Renault Clio 1200, 8 valvole, 55 cavalli del 1999 e oggi andremo a vedere come passare la revisione ministeriale senza il catalizzatore. Vai con la sigla! Ciao a tutti ragazzi, sono Lori, bentrovati in questo nuovissimo video. Oggi, come avrete capito dall'anteprima, cercheremo di passare la revisione ministeriale con questa Clio. E voi direte: ma che cosa c'è di strano? La cosa strana è che abbiamo tolto il catalizzatore originale, adesso la sollevo sul ponte e ve lo faccio vedere, e con un trucchetto che vi svelerò più tardi proveremo a passare la revisione ministeriale obbligatoria. Tra l'altro, questa macchina ha appena fatto la revisione da pochissimi mesi, quindi era perfettamente in regola. Vi faccio vedere, questo è il suo libretto per qualsiasi diciamo dubbio. Vedete, revisione del 703 2023 regolare, quindi macchina revisionata regolarmente. Alziamola su, facciamo un girettino sotto la macchina, così vi faccio vedere. Qua vedete che saldature sono fresche, le abbiamo fatte ieri. Abbiamo tolto il catalizzatore originale e abbiamo fatto un tubo diretto. Qua davanti vedete, qua dietro, che c'è solo una sonda lambda, perché questo, essendo un veicolo Euro 2, non aveva, diciamo, la seconda lambda di controllo dopo il catalizzatore. Facciamo vedere anche il catalizzatore originale, che è questo, ragazzi. Questo è il suo cat, vedete che l'abbiamo segato completamente dentro il cat. Adesso non so se si vede, ma era completamente integro, per cui non abbiamo fatto chissà cosa, semplicemente l'abbiamo segato con un tubo diretto. Adesso, ragazzi, prendiamo giù la macchina e andiamo dritti spediti al centro revisioni e ne vedremo delle belle. Arrivati al centro revisioni. Come vedete, motorizzazione civile, revisione veicoli, officina autorizzata. Tra poco entreremo e vi svelerò il trucco per passare la revisione. Pronti per entrare? Proveremo subito la macchina in configurazione originale e senza catalizzatore per vedere che risultati darà. Capire quanto è fuori, vediamo un po' l'analizzatore dei gas di scarico che cosa ci dice con lo scarico completamente libero. E proprio a proposito di revisioni, sapete che c'è un servizio, un'app oggi che vi permette di andare a controllare non solo le revisioni, ma tutta la cronistoria del veicolo usato che state per acquistare? Questa applicazione si chiama Car Vertical, che è un'app che vi permette di verificare completamente tutta la storia che quel veicolo usato ha avuto per evitare di prendere delle sole. Facciamo un esempio, vi faccio vedere brevemente. Vedete che qua abbiamo una Mercedes-Benz classe A, benzina del 2020, qui c'è il numero di telaio. Vedete che immediatamente vediamo che ci dà dei parametri. In questo caso il veicolo non è stato rubato, ma potrebbe avere una manomissione dell'odometro, cioè del contachilometri. Non ci sono, diciamo, problematiche finanziarie o giuridiche a riguardo e ci segnala che è stato fatto un danno. Come vedete, l'auto frontalmente è stata praticamente distrutta, anche con apertura di airbag e quant'altro. Qua ci fa vedere un po' di foto dei danni. E ci dice appunto che questo veicolo potrebbe avere un chilometraggio fasullo, ecco qua. Qua ci fa vedere che il veicolo appunto è stato danneggiato 2 volte, quindi praticamente ci fa tutta una cronistoria di quello che può essere un danno del veicolo. Mi raccomando, qua in descrizione trovate il link per accedere direttamente all'app. Se userete l'app, ricordatevi che c'è anche il codice sconto ACT per pagare un po' meno. Quindi mi raccomando, prima di comprare un usato, sempre Car Vertical. Allora, ragazzi, eccoci qua, macchina originale. Facciamo subito il test per vedere, vedete il cavo collegato.
guardate addirittura, scusate la puzza, ma abbiamo dei CO a 4.15. Ragazzi, qua dentro si muore, c'è una puzza devastante. Abbiamo i CO, scusate che mi sposto perché sto morendo, abbiamo i CO a 4 e c'ho ancora la macchina al minimo, vedete che adesso si è un po' assestata, ma veramente una puzza micidiale perché l'auto appunto è scatalizzata e fa una puzza terribile. Andiamo a vedere, aggiungendo un po' di alcol isopropilico, cosa succede. Eccovi svelato il trucco, ragazzi. Andremo ad usare alcol isopropilico puro al 99,9%. E direte, ma perché l'alcol? Cos'è impazzito questo? Che cosa fa con l'alcol? Useremo l'alcol in una piccola percentuale che poi vi dirò, perché l'alcol ovviamente andrà a ripulire i gas di scarico. Perché l'alcol ovviamente, a parte avere, ok, so benissimo che ha un valore stechiometrico completamente diverso dalla benzina, dopo ne parleremo, ma adesso per cominciare nell'auto abbiamo circa 10 litri di benzina, andremo ad aggiungere un 10% di alcol isopropilico che andrà a ripulire i nostri gas di scarico, ok? Perché l'alcol lascia molti meno residui di combustione. Vi ricordo che esistono tanti veicoli all'estero che girano con il flex fuel, con l'etanolo, che è comunque un tipo di alcol di cui poi parleremo anche in un prossimo video di questo, e l'alcol aiuta proprio a ripulire i gas. Quindi quando una macchina come questa è un po' fuori, con l'alcol faremo un test e vedremo se e quali percentuali servono per passare la revisione. Allora, partiamo subito con un litro di alcol isopropilico, un litro, quindi il 10%. Ecco qua, ragazzi, un litro tondo di alcol. Adesso andremo a introdurlo nel nostro serbatoio Clio. Ecco qua. Eccolo qua come lo beve bene. Perfetto. Ok. Alcol inserito. E adesso rifacciamo il test. Davide è qui che sta uscendo a fare un girettino per scaldarla, perché ci abbiamo messo 10 litri di alcol. Va a scaldarlo un attimino e poi torna. E vediamo il risultato. Ecco di ritorno Davide che ha scaldato un po' il motore, adesso la rimettiamo su. Attenzione, attenzione, incredibile, siamo già a 0,60 da circa 3 di partenza, pazzesco. Adesso andremo a mettere un altro 10% di alcol per vedere se avremo dei miglioramenti. Andiamo a inserire un altro litro di alcol isopropilico. Ok, bene, chiudiamo questo pozzo senza fondo, sperando che questa volta ci dia i risultati desiderati. Allora ragazzi, con il 20% di alcol, come vedete, abbiamo i CO sotto lo 0,5, addirittura siamo a 0,25 al minimo, quando dovrebbero essere entro una tolleranza di 0,5, quindi siamo perfetti. Il valore lambda, bene o male, diciamo è abbastanza corretto, perché siamo a 1,09, quindi più o meno un valore lambda 1 è un 14,7 di carburazione. Qua bene o male ci siamo. Vedete che rispetto a prima l'abbiamo veramente abbassato moltissimo. Vi ricordo prima che avevamo dei valori molto più alti, ci è bastato mettere dentro il 20% di alcol isopropilico per abbassare notevolmente e rientrare con i CO dentro quello che è la normativa ministeriale per i gas di scarico dei CO. Ragazzi, esperimento riuscito, ce l'abbiamo fatta. Sono contentissimo perché vi abbiamo dimostrato. Allora, questo non vuole essere un video per frodare lo Stato, per tutti quei furbetti che adesso vorranno passare la revisione
in modo fraudolento, semplicemente per farvi vedere che con una piccola percentuale di alcol si riescono a pulire correttamente i gas di scarico di queste vetture e si riesce anche a passare i CO della revisione ministeriale. Questo video poi sarà il preludio di altri video che faremo, dove andremo a parlare anche di flex fuel, di macchine a biocarburanti. Sapete che in tanti altri paesi, come ad esempio basta andare oltre Alpe in Francia, ci sono tante macchine che girano a miscela di benzina e etanolo e inquinano pochissimo. Sud America non ne parliamo neanche, è pieno. Stati Uniti anche tantissime macchine che girano ad etanolo, quindi c'è la possibilità anche girando, come vedete, scatalizzati, di andare a ripulire i gas di scarico. Ora, venendo diciamo alle domande che so già che mi farete sotto nei commenti, non è che questa è una regola che è valida per tutte le macchine del mondo, per tutti i motori. Questo è un test empirico che abbiamo fatto su questa Clio, motore port injection a iniezione indiretta, motore molto datato con normative Euro 2. L'abbiamo scelta apposta perché comunque, insomma, una macchina vecchia che comunque non era a postissimo di carburazione e tutto il resto, però siamo riusciti lo stesso a passare il test di CO. Ovviamente su auto di tipo diverso, cioè è un test che si può replicare su tutte le auto, su auto di tipo diverso sta a voi capire quale sarà la dose di di alcol da introdurre insieme alla vostra benzina per riuscire a passare la revisione, ok? Quindi non c'è una cifra fissa, non c'è una formula magica. Ovviamente, ragazzi, bisogna fare molta attenzione al rapporto stechiometrico, perché le auto a benzina che usiamo tutti i giorni hanno un rapporto stechiometrico di mediamente 14.7:1, ovvero 14,7 parti di aria e una di carburante, mentre con l'alcol in questo caso il rapporto stechiometrico arriva a 9:1, quindi quasi un 40% in meno. Proprio per questo bisogna stare attenti a non smagrire troppo. Adesso con un 20% di alcol ovviamente non è che l'abbiamo smagrita a dei livelli mostruosi, l'abbiamo smagrito un pochettino. L'importante è, quando fate un lavoro come questo, finito di fare il vostro test, andate subito a farci dentro il pieno di carburante 95, 100 ottani, quello che vi pare, così si andrà a miscelare completamente tutto l'alcol che avevate inserito prima nel serbatoio. Questo test, ragazzi, comunque non l'ho creato io, non l'ho inventato io da zero. Semplicemente parlando con alcuni amici americani che vivono in Florida, ho visto proprio loro utilizzare questo sistema per passare la revisione negli States. E quindi ho voluto replicare questo test anche qua in Italia con i nostri analizzatori di gas di scarico. E a quanto pare questo test, ragazzi, funziona. Scusate ragazzi, mi sono spostato al centro revisione là in fondo, ma avevo un cane che abbaiava a tutto volume e non si riusciva a registrare. L'alcol isopropilico è chiaramente quello che vi consiglio per fare questo tipo di test. Non perché gli altri tipi di alcol non vadano bene in senso assoluto, ma perché l'isopropilico è il meno aggressivo sulle guarnizioni, sulle linee carburante, su tutti i componenti dove scorre, per l'appunto, dalla pompa fino agli iniettori. E ovviamente uno può usare anche etanolo, può usare altri tipi di alcol, però l'isopropilico è proprio l'alcol più dolce, tant'è vero che viene usato anche per esempio per pulire i vinili, potete pulirci parti verniciate, è il solvente, diciamo come solvente, quello un po' più delicato che danneggia meno, tra virgolette, il nostro motore. Quindi diciamo che in linea generale, secondo me, non andrete a danneggiare niente se lo vorrete testare anche sulle vostre auto. Chiaro che io non mi assumo, ragazzi, nessuna responsabilità, è un test empirico, una prova empirica che io ho fatto solo per farvi vedere che in questo modo la revisione, la prova dei CO, si passa. Ripeto, lo smagrimento che c'è non è eccessivo, basta che dopo ci facciate il pieno sopra per provare, chiaramente potete testare, non rovinate niente con queste percentuali qua,
qua dal centro revisioni, dalla strada del centro revisioni è tutto. Non mi rimane che augurarvi di fare un po' di esperimenti con l'alcol e mi raccomando, con l'alcol sempre full gas.